Buongiorno a tutti, tempo di ferie, tempo di vacanze, tempo di fare gli aggiornamenti. Fare gli aggiornamenti del computer, abbiamo sempre detto, è una cosa importante, una cosa importantissima, vanno fatti, ma bisogna capire quali sono gli aggiornamenti da fare. Innanzitutto Microsoft ci ha dato finalmente delle linee guida. Con Windows 10 ha deciso di dividere gli aggiornamenti in tre categorie diverse. Windows 10 ha diverse modalità di aggiornamento. Una è il Long Time Services Branch, una categoria di Windows a parte che non riceverà mai aggiornamenti se non aggiornamenti di sicurezza. È proprio un CD di installazione diverso, un supporto di installazione diverso. Current Branch, ultimissima versione iper aggiornata di Windows. Quindi, come Microsoft rilascia un aggiornamento, tac, ce l'ho pronto sul computer. E poi quella che suggerisce di utilizzare sui computer da ufficio e si chiama Current Branch for Business. Normalmente riceve in modo immediato gli aggiornamenti di sicurezza e tutto quello che riguarda i security update e le fix, quindi le correzioni a programmi che non stanno funzionando bene. Ma evita di fare upgrade di funzionalità nuove, in modo tale che tutti i programmi che sono installati sulla macchina non risentano di alcun tipo di problema. Il Current Branch for Business riceve, scusate, gli aggiornamenti di upgrade di funzionalità nuove mediamente con 4 mesi di ritardo. Questo cosa ci permette di fare e quali tranquillità ci permette di avere? Ci permette di avere la tranquillità di dire ok, i miei programmi funzionano, continueranno a funzionare e so che se mi affido a software house serie riuscirò ad avere degli aggiornamenti di prodotto prima che arrivi sul mio computer l'upgrade all'ultima versione di Microsoft. Perché vi parlo di questo? Perché proprio ieri, mi è capitato che il mio computer mi chiedesse l'aggiornamento alla Editor Edition di Windows 10, l'ultima versione che è stata rilasciata ormai un po' di tempo fa. L'ho fatto, funzionava tutto perfettamente, eccetto un software piccolissimo, un software di 10 mega che però per me è vitale. Ho parlato con la Software House, ci siamo sentiti, mi ha detto: guarda, purtroppo non c'è la possibilità di metterlo a posto in modo diretto, funziona sulla Editor Edition, ma devi fare prima la disinstallazione nella versione vecchia e poi l'installazione nella versione nuova. Ho cercato in tutti i modi di disinstallarlo in modo manuale, ma non ci sono riuscito. Questo è il problema di noi sistemisti che cerchiamo di risolvere anche quando ci dicono che non ci sono vie per una soluzione facile, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Fatto sta che ho fatto la disinstallazione dell'ultima versione di Windows 10 e in questo momento sono in attesa che il mio computer ritorni a funzionare. Quindi il consiglio è per tutte le aziende: applicate il Current Branch for Business, continuate a fare gli aggiornamenti di sicurezza che sono vitali e controllate prima di aggiornare Windows 10 alla ultima versione che tutti i software che installate siano disponibili all'aggiornamento, perché in questo caso io sono rimasto lievemente fregato e ho perso una giornata di tempo. Va bene, buona giornata e buon proseguimento. Ciao a tutti. Serverlab.